Cari amici appassionati di orologi, benvenuti. All'interno di questa scatola c'è un orologio che mi ero ripromesso che non avrei mai comprato, perché lo avevo visto in gioielleria, mi piaceva tanto, ma avevo da subito notato alcuni difetti che mi avevano molto infastidito. Poi però ho cambiato idea e allora vediamo se ho fatto bene o me ne dovrò pentire. Eh sì, perché Bulova con la serie archivio ha fatto una serie di errori, o meglio, secondo me ha avuto una serie di occasioni mancate, soprattutto visto il prestigio di quella che è la storia del marchio, che secondo me sono imperdonabili. È stato quello che è successo con il Moonwatch. Io ero andato a comprarlo appena uscito, avevo cercato ovunque, avevo trovato finalmente, paradossalmente, un pezzo in una gioielleria cagliaritana, ma anzitutto non scontavano un accidente, nonostante già in tutta Italia fosse scontato di quasi 100 euro, ma in secondo luogo, quando l'ho messo al polso, mi sono reso conto che la sensazione era scadente. E la stessa sensazione ho provato quando ho comprato dagli Stati Uniti lo Star and Stripes, che ho recensito qua, trovate qui il link, ma in quel caso l'avevo pagato veramente poco. In questo caso, nella stessa maniera, ero andato in gioielleria, avevo provato l'orologio, mi era piaciuto tantissimo, perché l'orologio che vedremo oggi affonda le proprie radici nella storia dell'orologeria, dei diver degli anni 60, con delle linee inconfondibili, straordinarie e uniche. Però c'erano alcuni errori, o meglio, alcune leggerezze estetiche che proprio non mi andavano giù. Ma allora, perché ho cambiato idea? Ho cambiato idea perché è apparsa una foto in internet di un colore che ancora non avevo visto, un colore che io adoro, e a un certo punto mi sono detto: ma per una volta dai il giusto spazio anche all'estetica, e spero di aver fatto bene. Allora apriamolo insieme. Oggi, per fare questo unboxing, utilizzo il Victorinox che mi ha regalato l'amico Alex di Memphis Belle. Andiamo a tagliare. Sono teso perché, nonostante sappia, perché ho già visto questo orologio, esteticamente mi piace tantissimo, quindi non vedo l'ora di capire se riuscirò a ricredermi rispetto alle emozioni che ormai ho provato qualche anno fa, perché questo orologio è uscito diverso tempo fa. È uscito quando l'unico problema che non c'era era il diametro, che è in realtà di oltre 43 mm. Questo per dirvi un po' come è cambiato il mondo, perché fino, mi pare, a 4 anni fa, quando è uscito questo orologio, i 43 mm di diametro, per me almeno, erano una cosa assolutamente normale. Allora, vediamo cosa c'è. Ah! Mi hanno regalato una penna. Questo è il negozio su Amazon dove l'ho comprato. Grazie. E abbiamo l'orologio. Decisamente ben imballato. Come al solito, le aziende fanno le scatole con le scatole per le limited edition e poi mettono le scatole standard. E vabbè, apriamo un attimino. Comunque una bellissima scatola, devo dire la verità. Ed ecco l'orologio. E non c'è un cavolo da fare, è bello. È bello, questo verde smeraldo è straordinario. L'orologio si presenta con una cassa di dimensioni abbondanti, stiamo infatti parlando di 44 mm di diametro, anche se poi, come vedremo, la forma cuscino rende questa cassa particolarmente comoda anche per polsi piccoli come il mio.
Comunque Bulova ha recentemente rilasciato una versione da 41 mm, però non mi piacciono i colori perché è in tinta unita o nera o rossa e comunque devo dire che dopo aver provato questo la vestibilità mi appaga abbastanza. Passo del cinturino da 20 mm, spessore da 14 mm incluso il vetro, boxed, double domed, zaffiro. Un vetro che oltre ad avere, come potete vedere, un ottimo angolo visuale, ha anche una chicca, cioè la lente magnificatrice che è invertita, cioè applicata all'interno del vetro invece che all'esterno, e questo lo rende perfettamente piatto. Cioè la lente c'è ma non sporge. Per me, che non amo le lenti magnificatrici, è una cosa simpatica. Il vetro è circondato da una ghiera da 120 scatti che si comporta in maniera precisa. Il funzionamento è secco e preciso, come vedete non ci sono giochi, anche il grip è ottimo. La ghiera è in un materiale che secondo me è o vetro minerale indurito K1 o vetro zaffiro. Lo dico perché l'effetto è quel classico effetto semitrasparente che offrono gli inserti ghiera di questo materiale, mentre gli inserti ghiera ceramici solitamente offrono un colore che è pieno e uniforme, mentre le ghiere zaffire e le ghiere di vetro minerale indurito K1 ricordano più il plexiglass. Tutto questo incornicia il bellissimo quadrante, un quadrante straordinario che è deturpato da un unico elemento che mi dà molto fastidio e che tra l'altro non si capisce perché sia stato inserito, e cioè la scritta applicata Bulova a ore 12. Nella versione originale dell'Oceanographer la scritta Bulova era stampata ed era molto meglio. Qua c'è una soluzione in continuità di plastica che collega le lettere una all'altra con un effetto che era quello che mi aveva fatto desistere dall'acquisto quando ero andato a provarlo in negozio. Mentre di una bellezza imbarazzante sono i bicchierini, che sono la caratteristica di questo orologio anche nella versione vintage. Sono bicchierini di plexiglass con all'interno materiale luminescente abbondante e molto anche efficace, lo vedremo poi, credo lumibrite. Sta di fatto che sono straordinari, bellissime sono anche le sfere, sempre molto performanti dal punto di vista della luminosità, e devo dire che sono anche migliori della limited edition che fu fatta, la limited edition arancio con Sellite SV200. Quelle lancette proprio non mi piacevano. Per parlare proprio di movimento, veniamo al secondo tallone d'Achille di questo orologio. Voi sapete che Bulova è di proprietà di Citizen, quindi Miyota, e fa specie che in un orologio da 600 euro, tra l'altro un orologio destinato ad avere molto successo, così come di fatto questo Oceanographer sta avendo, Bulova abbia preferito inserire un economico 8215 senza fermo macchina invece che il più nobile 9015. Questa cosa qua dispiace e amareggia un appassionato come me, anche perché sarebbe stato l'orologio perfetto. Diciamo che questa carenza io l'ho ammortizzata col fatto che questo orologio è costruito secondo le norme ISO, infatti è un diver a tutti gli effetti. È tra l'altro un diver di qualità al di là del movimento, perché un'altra cosa che emerge subito all'occhio è la corona. Io l'ho provata mille volte per vedere se fosse un caso o meno, ebbene non è un caso, la corona è veramente efficiente, non perde un colpo, avvita subito con una precisione straordinaria. Il bracciale richiama pesantemente quelli dell'epoca di Bulova, ovviamente la differenza è il terminale pieno,
Le maglie sono le stesse, qualcuno le potrebbe giudicare leggere, io le giudico molto flessibili perché sono micromaglie, infatti sono di una comodità disarmante al polso. Peccato l'inserimento dei pin a pressione e di una chiusura deployante che è abbastanza povera, anche se effettivamente è presente ad esempio l'estensione per la muta. Il tasto di sblocco e anche la chiusura di sicurezza. A proposito di bracciale, queste sono le maglie che ho tolto e voglio farvi vedere come i link non siano 3 come sembra, 1, 2 e 3, bensì 5. Infatti la lavorazione, quella che sembra una lavorazione, in realtà sono 2 link in più e questo denota la qualità che effettivamente Bulova ha voluto inserire in alcuni particolari di questo orologio. Dunque amici, l'orologio è al mio polso ed è spettacolare, guardate le proporzioni di questi 44 mm. È stata fatta anche una versione da 41 mm. Non mi piacciono i colori, nel senso che la ghiera è monocolore nera o rossa. Però questi 44 mm per via della forma a cuscino sono veramente veramente ben proporzionati. Io non lo so se lo prenderei da 41 mm anche con gli stessi colori, opzione che comunque non c'è. Ed ecco qua l'orologio al buio con i bicchierini di plexiglass che si riempiono di luce. Vale la pena, se riesco, a farvelo vedere anche di lato perché è straordinariamente bello. Davvero emozionante. Cosa vorrei io da Bulova? Vorrei forse un Moonwatch e uno Star and Stripes con calibro meccanico a carica manuale svizzero. Vorrei un Bulova Oceanographer con più attenzione nel dettaglio, ad esempio della scritta, che è l'unico difetto che io ho di fatto riscontrato, piuttosto che con un calibro di livello più alto di quello che è stato montato. Questo è quello che vorrei, ma la verità è un'altra. La verità è che Bulova ha fatto la sua scelta e ha deciso di utilizzare la forza della sua storia e il peso economico di Citizen per abbracciare quella fascia di mercato di consumatori abituati a spendere 600 euro per portare qualcosa di bello a casa, che in fondo le caratteristiche per giocarsi bene le carte ce le ha tutte, perché in questo caso ad esempio ci troviamo di fronte anche a un orologio certificato ISO. Si rivolge a quella massa che magari è anche esperta di orologi ma è abituata a portare a casa un Omega Planet Ocean a 6.000 euro e quindi forse, visti gli ordini di grandezza, non si stupisce nel pagare un Bulova Oceanographer 600 euro. Io l'ho pagato poco più di 400 su Amazon, a prezzo pieno non lo avrei preso, questo colore è favoloso, l'equilibrio al polso è favoloso e quei difetti che effettivamente, quando sono andato tempo addietro in quella gioielleria con la puzza sotto il naso, al polso non li vedo nemmeno più. La corona funziona bene, la ghiera funziona bene, il lume è molto performante e soprattutto mi sono portato a casa un bel oggetto che sto indossando in questi minuti, perché non si può parlare di ore, con grande grande piacere e con la consapevolezza di avere qualcosa di diverso. Bulova Snorkel Oceanographic 666 vintage si portano a casa ancora a cifre interessanti, ovviamente dipende dalle condizioni. A queste persone ricordo però che un vintage non si può utilizzare
come questo orologio. Cioè, con questo orologio, se vi fate il bagno, non succede nulla. Con un vintage qualche problema me lo metterei. Anche laddove ci fosse una prova di impermeabilità particolarmente performante, dovreste sempre ricordarvi che laddove si rompe una componente con un vintage, poi è molto difficile reperire una componente di ricambio originale. Però Bulova, tolto il super compressor che sto restaurando io e di cui vi mostrerò a breve il video finale, sto aspettando che mi ritorni il quadrante dal quadrantista, Bulova vintage si compra ancora abbastanza bene, ancora per poco, perché io sono sicuro che a breve anche i Bulova vintage, come gli snorkel, lo abbiamo già visto con alcuni modelli, avranno un'impennata di prezzo notevole. Quindi anche questa è una dritta che mi permetto di darvi. A noi non rimane che darci appuntamento alla prossima recensione, che nell'attesa di quell'orologio straordinario che ho ordinato dalla Germania, che doveva partire ieri ma ancora il venditore non si è fatto sentire, sarà un Evant che vedremo con un bellissimo cinturino Sicalt che io ho già presentato su questo canale, ma vi farò vedere ancora meglio, perché questa azienda stupirà e sto preparando una serie limitata di cinturini Tropic anche per il mio canale. Alla prossima!